competenze ai bambini che non possono avere un'assistenza sanitaria adeguata. Allora, quali sono, professore, le malattie cardiache più diffuse nei bimbi del mondo? Allora, buongiorno. Innanzitutto, le cardiopatie congenite rappresentano la prima malformazione come frequenza fra tutte le malformazioni e le più diffuse sono quelle che sono caratterizzate da un difetto, da un buco all'interno del cuore, oppure quelle cianottiche, cioè il morbo blu, i bambini che non riescono ad avere un flusso di sangue ai polmoni adeguato e quindi compaiono le labbra e le unghie scure, nere, viola e sono quelle che vengono chiamate morbo blu. Che poi il buco nel cuore, detta così, un po' ci allarma, ma in realtà è una patologia benigna di cui soffrono molti bambini, giusto? Sì, ci sono due tipi, quella benigna perché il buco è piccolo, ma se Sì. il buco invece che essere piccolo è piuttosto grande, bisogna correggerlo, chiuderlo chirurgicamente o con cardiologia interventistica, altrimenti può condurre a morte anche a 15, 20 o 30 anni. Quali sono i segnali per i quali risulta indagare il cuore dei più piccoli? Beh, quando un bambino non cresce, mangia poco e si affanna durante l'attività, i giochi, l'attività fisica, in questo caso bisogna cominciare a pensare che c'è qualcosa che non va e rivolgersi a un cardiologo. Disturbi, malformazioni vascolari, aritmie, come le diagnostichiamo nei piccoli? Beh, purtroppo non sono semplici, però si diagnosticano innanzitutto con la visita medica, alla quale seguirà in funzione di quello che noi riusciamo a percepire all'esterno. Seguirà un ecocardiogramma, un elettrocardiogramma e a volte poi eventualmente delle TAC o risonanze Nuove magnetiche. tecniche interventistiche, vero? Nuove tecniche interventistiche ci sono, la cardiologia e la cardiochirurgia stanno andando avanti molto negli anni come progressi tecnici e come progressi scientifici, ma quello che è più importante è insegnare tutte queste cose ai giovani medici. Bene, l'Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo, di cui lei è fondatore, è presente in 27 paesi e devo dire opera ormai da anni. A quando risalgono le prime missioni nei paesi in via di sviluppo e quanti bambini riuscite a salvare ogni anno, ma quanti ne ha salvati finora? E così chiudiamo questo spazio. Allora, noi abbiamo cominciato nel 1993, ma già nel 1982 ho passato un mese ad Hanoi, in Vietnam, e attualmente abbiamo effettuato più di 4.000 interventi, siamo presenti in 27 paesi, ma il problema più grande oggigiorno è la mancanza di risorse umane in tutto il mondo. Mancano i medici, non ci sono medici specialisti e anche i nostri giovani non sono in grado di fare un intervento da soli al cuore e quindi noi stiamo portando avanti un grandissimo progetto che forse è uno dei più importanti al mondo, quello di formare con la simulazione del cuore, di cui ho portato un esempio, i medici nel mondo e riusciremo a formare 50 chirurghi provenienti dai paesi in via di sviluppo che si eserciteranno su un modello in stampa 3D di una patologia grave di un bambino. Ecco, professore, ho voluto questo cuore e prenderlo in mano per chiudere questo spazio, perché io vorrei far capire che grande uomo, ho avuto oggi qui in trasmissione, quanti piccoli cuoricini come questo battono ancora grazie alle sue mani e dai medici, naturalmente, che insieme a lei lo seguono in tutte queste missioni. Grazie anche a nome di tutti noi, professore, Grazie a voi, davvero. grazie a voi. Grazie. Torniamo a